Tamponi a scuola, la regione frena, Ricci e Biancani insistono. Vaccini, altre 11.000 dosi alle Marche, si parte con l'RSA. Carriera annuncia la riapertura dei ristoranti a cena, si dissocia Ristor Italia. San Domenico al Comune, arriva la cessione da Fondazione Cassa di Risparmio. Una buona serata a tutti voi telespettatori di Rossini TV, ben ritrovati sul canale 633 del Digitale Terrestre, ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale della sera che ogni giorno vi tiene compagnia con tutte le principali notizie di Pesaro, della provincia di Pesaro e Urbino e della regione Marche. Oggi, mercoledì 13 gennaio, apriamo il nostro telegiornale con le tematiche relative alla prevenzione al Covid-19 e nello specifico alla particolare proposta dei tamponi che è in corso per quel che riguarda le scuole superiori. Ieri nella nostra edizione del TG il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è intervenuto a Rossini TV per caldeggiare uno screening che ora però viene frenato dalla regione Marche. Ricci però non ci sta e rilancia l'idea, come vediamo nel prossimo servizio. Tamponi a studenti, professore e personale scolastico delle superiori alla ripresa della didattica in presenza. Lo chiedono i consiglieri regionali di minoranza Andrea Biancani e Micaela Vitri ed è una richiesta sulla quale ha messo il carico il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, esponendosi anche con risorse comunali per organizzare uno screening in tutte le superiori pesaresi al rientro in classe dell'1 febbraio. Proposte sulla quale però non sta stendendo tappeti rossi la giunta regionale. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha infatti sottolineato la non disponibilità di personale medico per apparecchiare una simile operazione, invitando invece gli studenti agli screening di massa della regione attualmente in corso. Matteo Ricci invece rilancia chiedendo pragmatismo al di là dei colori politici. Io ho apprezzato moltissimo l'iniziativa della Regione Marche sullo screening di massa e tamponi veloci, tant'è che come Pesaro abbiamo collaborato al massimo. Proprio per questo però non capisco una cosa, i tamponi che la Regione ha acquistato sono 800.000. Da quello che mi risulta, alla fine dello screening saranno circa 200.000 i marchigiani che avranno utilizzato questa opportunità. Ne rimangono 600.000. Che cosa ci vogliamo fare? Li teniamo in magazzino dopo averli comprati? Io penso che questi potrebbero essere fondamentali per fare una grande operazione scuole sicure. Gli studenti delle Marche sono circa 77.000, noi potremmo tamponare 7, 8, 9 volte gli studenti addirittura, fare tamponi ogni 15 giorni, e io credo che il personale vada trovato, intanto perché alla fine di gennaio lo screening di massa è finito e quindi il personale è disponibile. Come Comune di Pesaro addirittura abbiamo messo a disposizione il personale pagato dal Comune. Ma se si ritiene davvero che le scuole siano un elemento fondamentale, farle ripartire al 50% in presenza si può con uno screening continuo, soprattutto le Marche, grazie alla bella operazione fatta fino a questo momento. Quindi davvero prendete in considerazione quest'idea, che sia un'idea mia o di altri amministratori, poco in conta, ma cerchiamo di essere pragmatici e di far sì che le Marche possano riaprire la scuola in sicurezza, ovviamente sempre con grande prudenza, guardando l'evoluzione del contagio e del virus, ma davvero vi invito a prendere in considerazione questa proposta, perché altrimenti si rischia di buttare a mare 600.000 tamponi già acquistati dalla Regione Marche. E come il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, anche il consigliere regionale Andrea Biancani insiste sull'importanza del ritorno in classe in presenza nelle scuole superiori con tutti i test adeguati a questo procedimento. Vediamo il suo intervento. Noi oggi quello che dobbiamo fare è garantire un rientro, ma anche garantirlo in sicurezza. Ho proposto l'utilizzo dei test antirapidi e antigenici rapidi per fare tutta una serie di tamponi in maniera periodica agli studenti, al personale scolastico, quindi sia agli insegnanti che anche al personale ATA. Ho fatto una serie di proposte,
Attualmente a livello regionale abbiamo messo in piedi uno screening di massa, quindi abbiamo dei punti nelle diverse città dove i giovani potrebbero andare per fare il test rapido antigenico. Ovviamente possono andare anche non nello stesso comune dove abitano, ma possono andare nei comuni limitrofi dove appunto si fanno. Dall'altra parte, se noi considerassimo i giovani come delle categorie particolari, come ad esempio avviene per le forze dell'ordine o per il personale sociosanitario, gli stessi giovani potrebbero fare in maniera gratuita i tamponi del proprio medico di base, potrebbero andare in farmacia, potrebbero richiederlo in qualsiasi tipo di struttura ospedaliera, potrebbero andare in qualsiasi tipo di laboratorio. Quindi noi dobbiamo fare in modo che i giovani diventino una priorità, che vengano individuate tra quelle categorie che hanno diritto a fare un test antigenico rapido in maniera periodica. Questo potrebbe sicuramente garantire una maggiore sicurezza al rientro. E sempre in tema di tamponi, inizierà sabato la terza fase dell'operazione di screening di massa Marche Sicure, avviata dalla Regione per la individuazione degli asintomatici positivi. Da sabato 16 a giovedì 21 gennaio saranno coinvolti i comuni di Colli al Metauro, Mondavio, Montefelcino, Monteporzio, Terre Roveresche, Gabicce Mare, Gradara, Montelabate, Tavuglia, Vallefoglia, Petriano e Montecalvo in Foglia. Sono previsti 4 siti di indagine per i tamponi, cioè la palestra comunale di Orciano, il bocciodromo di Tavernelle, il palazzetto dello sport di via Tavuglia nel comune di Gradara e il pala vitri in via Guidi a Montecchio. Si sta invece concludendo la seconda fase dello screening che coinvolge Fano, Marotta Mondolfo, Monbaroccio e Cartoceto. In questo screening ieri sono stati sottoposti a tampone 2.990 persone e sono stati rilevati 17 casi positivi al Covid-19. E cala ancora la percentuale di casi positivi al coronavirus rispetto ai tamponi effettuati nelle Marche dal Servizio Sanitario Regionale. Dopo il 14,5% di ieri, oggi si è scesi al 10,5% su una cifra comunque sostenuta di tamponi, ben 7.031 di cui 4.588 quelli nelle nuove diagnosi. Da questi sono stati rilevati 480 casi di contagio, di cui 81 nella provincia di Pesaro e Urbino. Nella giornata di ieri si sono purtroppo registrati anche 12 decessi di marchigiani contagiati da Covid-19. E passiamo dai tamponi ai vaccini e facciamo proprio il punto sulla campagna vaccinale che dopo i medici nella nostra città e nel nostro territorio si appresta a sottoporre a profilassi le categorie più fragili come gli anziani delle case di riposo. Sono circa 14.500 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate nelle Marche fino a questo momento su 17.750 fiale consegnate. Una cifra che pone la regione fra i primi posti nella classifica nazionale e alla quale ieri si è aggiunta una nuova fornitura di 11.700 vaccini da somministrare secondo i protocolli ministeriali. Il prossimo step riguarda residenze per anziani e case di riposo. All'RSA di Villa Fastigi si dovrebbe cominciare tra domani e venerdì, così come nelle strutture di Cagli e Macerata Feltria. Si passa dunque alle categorie più fragili dopo la vaccinazione massiccia per il personale medico ospedaliero. Più di 400 i medici che si sono sottoposti alla profilassi anti-Covid domenica all'ospedale di Muraglia. Fra questi anche il medico dermatologo Anna Maria Gubbini. Noi medici appunto dobbiamo essere un esempio, siamo stati i primi e siamo un po' l'esempio per tutti i nostri pazienti, perché in questo periodo così triste, così da incubo, dove sia la parte sanitaria che quella sociale, che anche quella economica, subiscono una grossa crisi e sta andando anche sempre un po' peggio, non è che le cose vanno per il meglio, il vaccino rappresenta un po' l'unica opportunità, l'unica possibilità di soluzione in questo momento. Sono sempre, rispetto all'anno scorso, mi sembra che si dica, le statistiche dicono che siamo anche in un periodo ancora peggiore rispetto all'anno scorso e tanti medici sono morti durante l'anno scorso in tutto il mondo, tanti operatori sanitari, tanti pazienti, per cui visto che le cose vanno così, io credo che non ci sia dubbio, cioè facendo il vaccino, riuscendo magari ad arrivare a un'immunità di gregge,
questa può essere l'unica soluzione. Penso che un medico, sia per gli studi che ha fatto, per la farmacologia che ha studiato, sia per il grande vantaggio che hanno dato i vaccini negli anni, nei decenni passati, cioè i vaccini hanno sconfitto tante malattie, quali non so, il vaiolo, il morbillo, la poliomielite, il tetano. Cioè, quindi i vaccini hanno salvato milioni di persone. Guardi, parlavo stamattina con un collega e si diceva questo, che i vaccini hanno salvato milioni di persone e sono secondi soltanto alla potabilizzazione dell'acqua. Per cui con queste, poi oltretutto alcuni pazienti possono pensare alla non sicurezza del vaccino, ma considerando che le aziende che producono vaccini sono aziende importanti, che voglio dire serie, oltre a questo non è che se un'azienda produce il vaccino viene subito messo in commercio. Ci sono delle agenzie, quali l'FDA americano, oppure l'Agenzia Europea del Farmaco e anche l'Agenzia Italiana del Farmaco. Praticamente il vaccino, come tutti i farmaci, deve superare vari livelli prima di essere messo in commercio. Oltre a questo, se dei pazienti hanno delle patologie o delle allergie particolari, non viene eseguito il vaccino, nel dubbio. Per cui è chiaro che anche la fragola può dare l'orticaria, può dare un'allergia, un vaccino può dare degli effetti collaterali, ma mettendo sul piatto della bilancia il Covid e gli effetti collaterali del vaccino, direi che i dubbi non ci possono essere. E cambiamo argomento, perché continua a sfidare il governo e i DPCM il ristoratore pesarese Umberto Carriera, che ha annunciato per venerdì sera l'apertura a cena dei suoi ristoranti, invitando in tanti a seguirlo. Vediamo il servizio. Non è una protesta, è un atto di sopravvivenza. Così il ristoratore pesarese Umberto Carriera, protagonista in questi mesi di ripetute violazioni alle restrizioni da DPCM e di altrettante proteste pubbliche, annuncia l'iniziativa #ioapro1501, una sigla che sottintende come nella serata di venerdì 15 gennaio Carriera aprirà i suoi ristoranti di Pesaro e Fano a cena dopo le 18 e fino alle 22, contravvenendo alle limitazioni in vigore da DPCM. Secondo Carriera sono circa 60.000 le adesioni in tutta Italia a questa manifestazione. Un concetto che Carriera ha anche ribadito in diretta TV nazionale ieri sera su Rete 4 nel programma di Mario Giordano Fuori dal Coro, spalleggiato anche dal leader della Lega Matteo Salvini. Dal 15 gennaio che non sarà un open day, non sarà un io apro, ma sarà da oggi io apro, tiro su la mia serranda, perché abbiamo assoluta necessità di lavorare. Siamo sul lastrico, ma non soltanto la mia categoria di bar e ristoratori, ma tantissime categorie quindi in Italia. Quindi non siete solo ristoratori, tra i 50.000 non ci sono solo ristoratori, ci sono tutte categorie, varie categorie. Sì, sono tutte le categorie che apriranno nell'assoluto rispetto dei protocolli, anzi abbiamo emanato un DPCM autonomo, con ulteriori restrizioni per dimostrare al governo che siamo assolutamente in grado di lavorare in sicurezza. Cioè, DPCM, e la cosa che cioè, vi date delle regole molto precise, vi date delle regole molto precise, ma dite andiamo avanti. E non è un giorno solo, ma continuerete a rimanere aperti. Proprio Salvini si è pubblicamente schierato con l'atto di disobbedienza civile di Carriera, che ha lanciato il guanto di sfida all'esecutivo. Sdegno da parte del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che attraverso i suoi canali social lo ha definito un atto gravissimo e irrispettoso, sottolineando come il fatto che un ex ministro dell'interno appoggi apertamente azioni illegali è di per sé molto grave. Che poi lo faccia in un momento come questo, in piena pandemia, è irrispettoso nei confronti di chi soffre e di tutti gli altri ristoratori in difficoltà che rispettano le leggi. E su questo tema Ristor Italia, assieme al direttivo Tutela Nazionale Imprese Oreca, prende ufficialmente le distanze da manifestazioni di aperture delle proprie aziende come quelle indotte da Umberto Carriera e seguite distinto da altri colleghi. Ristor Italia si dice convinta che non sia questo il modo di far valere le proprie ragioni. La sicurezza della salute, scrive la stessa associazione, non può passare in secondo piano per proteste speculative che pubblicizzino soltanto i pochi artefici, approfittando della rassegnazione di molti colleghi. È giusto protestare, ma vi sono modi corretti per farlo.
Un anno e mezzo dopo un incendio che aveva mandato in fiamme una rimessa di autobus scolastici nella zona artigianale di Colli al Metauro, i carabinieri hanno individuato il responsabile del dolo. Si tratta di un individuo che ha agito per motivi di rancori personali e che ha già avanzato richiesta di rito processuale con patteggiamento. L'incendio avvenne il 20 maggio 2019 e devastò garage e tetto della struttura, ma fu fortunatamente circoscritto dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Nel prossimo servizio vediamo come il San Domenico, luogo del centro storico che ospita da sempre il mercato delle erbe, sta per essere ceduto dalla Fondazione Cassa di Risparmio al Comune di Pesaro. È uno dei luoghi più iconici del centro storico pesarese. A due passi da Piazza del Popolo, alle spalle di Via Branca, il chiostro dell'ex convento San Domenico, che da sempre ospita il mercato delle erbe, è ora pronto a passare di mano. È infatti imminente la cessione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio al Comune di Pesaro per 800.000 euro. Questa transizione è un accordo che aveva intervenuto a suo tempo con il Comune, ormai più di un anno fa, in cui è stato pattuito condizioni e prezzo per la vendita al Comune della parte del San Domenico di proprietà della Fondazione. Fondazione che aveva acquisito sempre dal Comune questa parte del San Domenico per un progetto che riguardava a suo tempo anche la possibilità di localizzare il servizio universitario della città in quei locali. Venuta meno questa possibilità per una serie di concomitanti avvenimenti, ci siamo accordati con il Comune per la cessione dalla nostra parte. In questo momento, convenute tutte le condizioni per il passaggio di proprietà, abbiamo chiesto l'autorizzazione alla sovrintendenza per le belle arti regionale, in quanto l'immobile è vincolato, ha autorizzazione a cedere di nuovo l'immobile al Comune. Siamo in attesa dell'autorizzazione per arrivare al perfezionamento dell'atto di vendita. Ed ora apriamo un ampio spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi sollecitiamo a inviarci al numero WhatsApp dedicato che vedete in sovraimpressione 370-366-7210. Cominciamo dalle foto che ci manda Mirko, telespettatore residente a Pesaro nel quartiere Pantano. Foto scattate ieri sera alla stazione degli autobus vicino al Cavalca Ferrovia che documentano vandalismo e inciviltà. Fra decine di biciclette ribaltate, bottiglie di birra e vetri rotti. Una situazione, dice Mirko, sempre più inaccettabile. Ed ora passiamo invece ad una segnalazione andata a buon fine. Negli ultimi giorni del 2020 vi avevamo mostrato la foto di un nostro telespettatore che mostrava il ripetersi di un accumulo di tronchi e detriti sul Foglia che ostruiva pericolosamente il passaggio alla base del ponte della ferrovia di Via del Carso. Oggi è invece partita la rimozione dei tronchi. La foto in questione è stata pubblicata dal consigliere regionale di Pesaro Nicola Baiocchi, che ha segnalato la criticità agli uffici della regione e delle ferrovie. Ancora le vostre segnalazioni, perché siete in tanti in questi giorni che ci state inviando belle immagini del nostro entroterra imbiancato dalla neve. Questa sera vi mostriamo le foto di Gabriele di Monteciccardo che ci mostra splendidi scatti dell'eremo di Carpegna ricoperto da una fitta coltre bianca. Un po' meno innevate, ma non meno suggestive, le immagini del paese di Peglio che ci invia il nostro telespettatore Giancarlo. E dunque continuate, amici telespettatori, a inviarci altre foto del nostro bel entroterra sempre al numero WhatsApp dedicato 370-366-7210. Ancora segnalazioni e nel prossimo servizio vi mostriamo una situazione di disagio cronico per chi deve accedere al cimitero di Trebbiantico. Le segnalazioni dei telespettatori di Rossini TV ci portano oggi al cimitero di Trebbiantico, un cimitero al quale si accede con una strada giudicata pericolosa da alcuni residenti che ascoltiamo in questa intervista. È la stradina che porta al cimitero di Trebbiantico è molto molto stretta, in più sulla destra c'è insomma il monte, sulla sinistra c'è un grandissimo dislivello, cioè la stradina è molto molto stretta, se ci sono due macchine, una delle due, una va e una viene.
deve per forza indietreggiare. Invece il parcheggio che c'è, sì, è piccolino, però non essendoci molto traffico, diciamo che non è quello il problema, ma il problema è la stradina per arrivarci. Non c'è né una ringhiera né una staccionata, non c'è assolutamente niente. E questa cosa io la riscontro da parecchio tempo, perché purtroppo ho i nonni lassù, ho dei parenti e mi capita di andarci spesso. Vorrei veramente che fosse, si potesse fare qualcosa. Io, guarda, da quanto mi ricordo, minimo potrei dire una trentina d'anni, è sempre stato così, perché non essendo stato mai fatto niente, come si diceva prima, né una ringhiera né niente, il problema è annoso, non so quanto tempo è che è così, tanto. Concludiamo il nostro telegiornale con lo sport, in particolare con il calcio, perché c'è un nuovo acquisto per la Vispesaro che ha prelevato a titolo definitivo proprio dall'Alma Juventus Fano il difensore classe 97 Pasquale Di Sabatino. Il giocatore ha firmato un contratto con la Vis fino al 30 giugno 2022 e oggi ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni. E con lo sport si conclude il nostro telegiornale, ma prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata alle 21.15, appuntamento con il Teatro Dialettale, con Anca la Prescia vola il suo tempo della Compagnia Francesco della Betta. L'informazione su Rossini TV vi dà appuntamento per domani, come sempre in diretta, come tutte le mattine dal lunedì al sabato, alle 7.20 la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini. Ma soprattutto non perdetevi domani sera il consueto appuntamento del giovedì con il basket, con la Carpegna Prosciutto e con Insieme a Canestro, e condotto da Marco Cadeddu. Come potete vedere ci sono già gli ospiti pronti: Tyler Kane, Amos Benevelli, ex giocatore della UL, e il giornalista e opinionista Marco Bedinotti. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Da tutta la redazione il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i programmi di Rossini TV.